Sono infiniti gli attestati di stima nei confronti di Eduardo Galeano, scrittore uruguaiano scomparso all'età di 74 anni. Voce della sinistra americana, autore, giornalista, era un uomo che suscitava reazioni fortissime a favore o contro. Così il presidente uruguaiano Vázquez. È stato un cantore dell'eterogeneità latinoamericana, un gladiatore che dava voce a quelli che non l'avevano. Autore celebrato di testi come Le vene aperte dell'America Latina, un libro da cui lui stesso aveva poi preso le distanze, era rispettato da amici e avversari come Mario Vargas Llosa. Aveva creato un'immagine dell'America Latina caricaturale, dogmatica, profondamente erronea, ma questo non mi impedisce di riconoscere che eccezionale giornalista fosse. La sua scomparsa è una perdita per la cultura castigliana e per la cultura uruguaiana. Desaparizione significa una perdita per la cultura della nostra lingua e molto in specie. Galeano arrivò a criticare il regime castrista di Cuba, che riteneva superato e troppo burocraticamente rigido, ma resta una delle stelle polari della sinistra mondiale, anche se lui preferiva definirsi uno che dava voce agli ultimi.